questa perdita praticamente siamo da più di un mese e mezzo a conoscenza, perché gli operai che stanno lavorando sul ponte ci hanno comunicato che avevano individuato questa perdita. Siamo intervenuti allora immediatamente per verificare la tipologia di perdita, ed è un intervento un po' più pesante da fare. Il nostro intervento è stato quello di tamponare la perdita e ridurla al minimo, perché l'intervento reale sarebbe quello di stoppare le pompe, svuotare tutta la linea. Tutto ciò creerebbe un danno di almeno 3-4 giorni di non erogazione dell'acqua. Allora si è deciso con gli uffici di aspettare la fine della stagione estiva, in modo da allentare la problematica sulla zona, perché magari finendo la stagione estiva molti abitanti della zona di Quarara si trasferiscono, ritornano in città, perché la tipologia di intervento, come dicevo prima, è un intervento pesante per dove si trova, perché in sostanza si trova sotto proprio il ponte. E un intervento così a tubature in pressione non può essere fatto. Quindi questa è acqua che arriva da Pozzi San Nicola, che serve la parte est della città. Possiamo dire non c'è alcun collegamento con le varie problematiche che in queste settimane si sono registrate in questa parte? No, assolutamente. Diciamo che per quanto riguarda il Pozzo San Nicola, l'intervento fatto dall'amministrazione e gli uffici è stato quello di andare a mettere una pompa più grande e più potente per poter mungere più acqua, e un secondo intervento, una pompa più grossa per portare l'acqua dalle vasche alla torre pizzometrica. Questo ci ha consentito di avere una maggiore altezza all'interno della torre pizzometrica, circa 3 metri e mezzo di acqua, per avere più pressione. E abbiamo raggiunto l'obiettivo, però dall'altro lato ci sta causando qualche problema, vista la situazione della rete che noi abbiamo, la rete idrica, è un po' vecchiotta, è vetusta. Cosa succede? Visto che abbiamo aumentato la pressione, in sostanza sono aumentati i guasti per la rottura della tubazione. Cioè, da un lato abbiamo più pressione e raggiungiamo più posti, però dall'altro lato ci si crea questo problema dello scoppio di alcune tubature. La verità è che ci vorrebbe un investimento grosso, ma si parla di milioni di euro, per poter sostituire tutta la rete idrica.